Allora passiamo a Giulio Cavalli. Giulio Cavalli, eccolo qua. Io mi presento da solo, sono come sì, il fornelletto dell'Onghi. Sì, si presenta da solo, Giulio, me l'ha detto. Beh, innanzitutto grazie a voi e grazie per l'invito di essere qui. Sarò breve. Io sono faccio un lavoro che non so esattamente quale sia, probabilmente è un arlecchino d'inchiesta, per avvicinarmi un po' a Gianni, ecco, che è un ruolo che sembrava scomparso probabilmente in questo paese, perché qualcuno, chi ha paura della rete, pensava 500 anni fa di averli decapitati tutti, e invece fortunatamente qualcuno è sopravvissuto. E allora, da teatrante che cerca, con tutte le difficoltà che questo paese impone, mi fa un po' sorridere vedere quello che sta succedendo oggi alla rete, perché mi ricorda tantissimo, se vogliamo, proprio quello che è sono i miei avi, i miei primi maestri, quindi i giullari cinquecenteschi, che facevano un po' la stessa paura a chi ha paura della rete, cioè il potere, perché non c'è niente che fa più paura del potere nel momento in cui ha paura, e questo è un percorso storico che ormai è secolare. E allora come quando il re scopriva che semplicemente da quello che doveva essere un gioco di piazza, quindi un bivacco tra persone che passavano e qualcuno che con il sorriso sulle labbra faceva vedere che poteva anche essere nudo e poteva anche essere osceno, per una politica che in Italia comunque ha vissuto quasi sempre fuori scena, e così come 500 anni fa si puntava sempre il dito e non la luna e si tagliava la testa al giullare, non accorgendosi che le teste pulsanti che facevano in modo che quella piazza fosse opinione in realtà erano il pubblico e quindi la gente. Perché fa paura la rete? Io ci ho pensato mentre venivo qui, e ho pensato che probabilmente in queste pratiche così oscene, che molto spesso la prepotenza del potere ha bisogno di mettere in pratica, ha bisogno di quinte per nascondersi, per essere oscena, come scrive benissimo Scarpinato in un suo libro. La rete è un palco senza nemmeno le colonne d'Ercole, e quindi probabilmente non riescono più a nascondersi in quinta, e abbiamo creato un luogo troppo vasto perché loro possono trovare un nascondiglio utile. E quindi fondamentalmente mi viene da pensare che la comicità di tutto questo è che alla fine siamo finiti noi a essere vissuti come un pubblico di uno spettacolo che sembra quasi che siamo costretti ad osservare e in cui non possiamo più essere parte attiva. E del resto è una pratica abbastanza prevedibile, no? Lì dove una certa curiosità attiva, un'intelligenza attiva della società civile, qualcuno pensa che probabilmente possa essere semplicemente sfamata con quelli che sono i reality, e quindi è lì, questo è il nostro angolo in cui noi dobbiamo accontentarci di avere un ruolo partecipativo all'informazione. Mi fa sorridere, trovo abbastanza arlecchinesco, che l'informazione, nel momento in cui non va nella direzione decisa dal potere, diventi fomentazione. Ed è incredibile capirlo, ed è incredibile capire le dinamiche. Mi fa sorridere soprattutto, questo io lo devo dire, sempre da giullare per carità, però con un'osservazione politica delle cose, che proprio nel momento in cui si parla del livore, poi il potere ha sempre scambiato la satira, che è uno dei mezzi di difesa più meravigliosi di una nazione civile, con il livore. Ecco, questo governo che parla di livore è lo stesso governo che ha, ed è il partito più antico del nostro Parlamento, se ci pensate, fortunatamente qui non l'avete, un partito che sul livore si è costituito e ha costruito consenso, e quindi è abbastanza ridicolo che poi ci venga restituito. E poi secondo me c'è la meraviglia della rete, che è l'aspetto solidale. E allora la solidarietà ha sempre fatto paura, perché in realtà rende tutti i componenti delle persone assolutamente consapevoli del proprio ruolo civile, e poi perché è difficilmente individuabile la testa o il cuore per colpirla e controllarla. Chiudo, così sarò brevissimo e guadagniamo tempo, con il fatto
E questo è un aspetto veramente comico e giullaresco. Ogni tanto riusciamo a vivere delle cose che penso anche un Arlecchino farebbe fatica a scrivere. Chiudo pensando che Schifani, il politico più onomatopeico della Seconda Repubblica, penso, si metta ad attaccare Facebook, che è la piattaforma, chiamiamola così, più simile a questo governo. Perché se ci pensate ha solo un tastino, che è quello mi piace. Basta. Grazie, grazie. Grazie Giulio.